Ciao. Questo accordo, oggi parliamo di dissonanze, non solo perché è tutto correlato. Comunque, cosa sono le dissonanze? Innanzitutto ricondurrei il tutto a non è il cosa, ma il come. Dissonanza è può essere questa, come può essere questa, come può essere questa, se sono decontestualizzate, naturalmente. Se io contestualizzo significa armonizzo, metto in un sistema di frasi, lo metto in un pezzo di musica, allora poteva essere un accordo di dominante che risolve sul sol, ma se io invece incomincio a suonare, per alcuni di voi queste sono dissonanze, per altri di voi invece questi sono accordi jazz consonanti tra di loro. Quindi il fatto veramente dipende unicamente da quanto l'orecchio sia stato allenato a delle dissonanze. Potremmo parlare di quarte, quarte eccedenti, oppure quinta diminuita, quindi do e fa diesis, ma anche qui dipende molto da dove lo metto. Potrebbe essere l'inizio di un pezzo. E dopo. E dopo trasformarsi in qualcos'altro. Come funziona questo? Naturalmente io devo avere le idee chiare, io devo sapere cosa espongo e questa mia forza espositiva sarà accettata dalla maggior parte delle orecchie perché non saranno messi lì a caso. Cambia molto se qualcuno prova a suonare accordi a casaccio oppure da accordi a casaccio tirarne fuori qualcosa di buono. L'importante è creare sempre un ponte, vedere un ponte verso qualcos'altro, un qualsiasi accordo, come questo che potrebbe essere considerato di sol bemolle eccedente, vedete la quinta? Alla stessa maniera io la posso vedere come parte di un accordo di re, ok, eccedente. Che funge da introduzione ad un altro pezzo. Quindi non esistono regole. Chi tenta di darvi delle regole fisse su qualsiasi cosa sbaglia perché tutto è modificabile. Una cosa è studiare l'armonia, le scale, gli arpeggi, però una cosa è saperli eseguire e una cosa è metterli a servizio della musica stessa. Quindi poter dire perché uso gli arpeggi. Essere l'inizio di un pezzo usando gli arpeggi. Bisogna inserire tutto quanto in un contesto musicale per poterlo capire. È come dare una figura con uno spazio nero attorno oppure metterla in un contesto visivo, che sia un giardino, una stanza, qualsiasi cosa, no? Ecco, quindi qualsiasi dissonanza, parlando di musica tonale naturalmente, perché usiamo il termine dissonanza perché noi abbiamo idea di cosa siano le consonanze. Vedete già qui c'è una piccola, alle orecchie di qualcuno, dissonanza. Qui una più grande dissonanza, ma solo se mi fermo a guardarla come dissonanza, perché se io invece continuo a suonare dall'inizio. Ma descriverlo semplicemente come appoggio è un po' riduttivo. Bisogna vedere l'effetto che fa su ognuno di noi. Il conoscere la musica significa saperla modificare. Un tempo, appunto, i pianisti, gli artisti di particolarmente fine 800 improvvisavano sul palco quelli che diventavano fantastici concerti. Ed è quello che succede essenzialmente col jazz.
parliamo di jazz generalmente inteso come modificazione di accordo, di struttura. Quindi se io parlo di si bemolle, che l'accordo di si bemolle maggiore sarebbe questo, lo posso suonare, incominciare a cambiarlo, ad esempio introducendo la settima e la seconda, e non solo, anche la sesta. Sentite, siamo sempre in armonia di si bemolle. Vedete come da diversi spunti si possa sviluppare un qualsiasi tipo di discorso con un arrangiamento che è quello che determina la stesura finale della musica. L'improvvisatore arrangia sul momento. Se bisogna scrivere qualcosa, si arrangia il pezzo per orchestra, per big band. Significa dà degli accordi, ad esempio do maggiore, la minore, fa maggiore e sol maggiore, cioè 1, 6, 4 e 5 della scala, io ho fatto un giro di do, però modificando gli accordi da do maggiore a nona, vedete la nona, la settima e la sesta, accordo di La che non è più minore, è maggiore, addirittura con la sesta e con la nona, che sarebbe la seconda di La. Un Re minore anziché il Fa maggiore, ma sono strettamente collegate. E qua ci aggiungo addirittura la terza e la seconda minore. Ma l'ambito resta sempre quello, ok? È uno spostamento moderato verso armonie e melodie che si scompongono, ricompongono, ma possiamo sempre determinarle nell'ambito di una tonalità, perché è quello che abbiamo in testa. Se incominciamo ad ascoltare Stravinsky, Prokofiev, Liapunov, Liutoslavsky, eccetera, eccetera, parliamo di un mondo di musica classica dove le dissonanze incominciano a lavorare l'una per l'altra. Ma la musica è bella proprio perché è varia e possiamo partire da qualsiasi spunto per poterlo modificare. Se noi parliamo ad esempio del capriccio di Paganini, no? E dopo riprende. Allora, cosa succede in questo pezzo? Gli accordi, perché in genere la difficoltà di un pezzo viene descritta o basata su quanti accordi, quante modificazioni, no? Non è proprio così, no? Gli accordi in questo caso noi abbiamo che ci determina che siamo in La minore. La risposta, siamo in Mi, cioè la quinta di La minore, quindi 1, poi ritorno 5, poi ritorno, grandi conferme. Dopodiché, dalla minore passiamo alla maggiore, al Re, quindi La, Re, Sol, altra quarta giù, Do, quarta su, Fa, La minore in posizione di quinta. Quindi La minore, se volessi semplificare il pezzo e suonare solo gli accordi basici, La 7. Questa è una variazione che appunto Paganini ne ha scritte tante, sono state scritte dopo appunto da Liszt, Liapunov e parecchi altri, compresi Brahms, perché la struttura è molto semplice, la versione originale è molto diretta, molto incisiva, e qui riprendiamo, non è il cosa, ma il come, no? Sono altri pezzi
di Paganini trascritti, ma in queste variazioni noi possiamo già prendere una similitudine, ad esempio, con il jazz, che suona un tema e dopo incomincia a variarlo, a spostare pian pianino la melodia e l'armonia in ambiti sempre vicini o anche più lontani, ma sempre collegati tra di loro, e sarà il vostro orecchio, a seconda di quello che ascolta e come prova a suonare, a capire sempre di più e ad accettare e anzi a godere di certe dissonanze più di prima. Ma questo accordo di prima che noi da solo abbiamo visto dissonante, mettendoci il basso, piccola contestualizzazione, e gli diamo un perché e non è più così dissonante. Questo accordo stesso però potrebbe anche finire così. Ed è questione di punti di vista. Non è il cosa, ma il come lo vedo e cosa ci metto vicino. Se ci metto un re, tenderà ad andare a risolvere sul sol. Se ci metto un fa diesis, cioè seconda del mi o il si, tenderà ad andare sul mi minore, che è sempre relativa al minore di sol maggiore. Quindi, non è il cosa, ma il come, e se posso esservi utile in qualcosa, fatemelo sapere. Grazie.